Ciao a tutti, eccomi qua, finalmente sono tornata. Dire che sono guarita è una parola grossa, ma sto molto molto meglio. Mi siete mancati, però voglio approfittare per ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato un sacco di messaggi mentre ero malata. Mi avete comunque fatto compagnia e sono molto felice di tornare con questo video che, come avete visto dal titolo, è un What's in my bag. Io non mi nego un What's in my bag a stagione, sinceramente, perché mi diverto molto a farli. So che a tante di voi piacciono, è un video così semplice, divertente, è anche un buon modo per ritornare qui appunto su YouTube, per tornare un po' con voi senza troppo impegno. Partiamo subito. Allora, la borsa che svuoteremo insieme è questa, che avete già visto un sacco di volte. È il mio bauletto di Roberta di Camerino, ce l'ho da tantissimo tempo, me l'ha regalato mio marito un Natale, sinceramente, qualche anno fa. È una delle mie borse preferite in assoluto e onestamente è la borsa che ho utilizzato di più in tutta la stagione. Ho alternato questa ad un'altra praticamente perché la amo profondamente. Mi piace tantissimo, è un bauletto in pelle. Come vedete qui c'è il motivo, diciamo, principale di Roberta di Camerino, quindi le cinture con le fibbie. La stilista è morta qualche anno fa, l'azienda penso che esista ancora, però onestamente non so dove si possa trovare. È un marchio abbastanza di nicchia. Qui a Brescia lo vendeva un negozio che però qualche anno fa ha chiuso ed è il negozio in cui è stato acquistato appunto questo bauletto. Ha molto mercato dal punto di vista del vintage, proprio perché negli anni 70 ha funzionato moltissimo questo marchio e quindi tra i mercatini del vintage o su Depop e così via potreste trovare questo marchio. Quelle che sono più vicine a me come età sicuramente lo conoscono benissimo. Il modello è il classico bauletto, come ce ne sono tantissimi, chiuso con la cerniera. Questo è, diciamo, il simbolo di Roberta di Camerino, quindi questa cintura intrecciata che va a formare la R. È un bauletto semplicissimo all'interno del quale c'è solo una taschina con la cerniera e null'altro. Il bauletto è comunque bello capiente e lo vedrete perché tirerà fuori un sacco di cose, anche se onestamente devo dire che mi sto contenendo parecchio rispetto al passato. Sto portando con me sempre meno cose. Partiamo e cominciamo a svuotare. Svuoto random, così come mi vengono sulle cose. Primo fra tutti il mio cellulare, che è il mio amatissimo, vecchio, fidatissimo Samsung S4. Ormai è vetusto per come gira il mondo oggi, ma sinceramente comincia a darmi qualche problemino. Forse lo dovrei cambiare. Ma ci sono veramente troppo troppo affezionata. Mi sono decisamente convertita a questo tipo di cover, quindi queste chiuse, anche perché hanno queste tasche qui di lato e io sinceramente spesso uso queste cover quasi come un portafoglio. Se esco la sera e voglio usare una borsa piccola, metto qui il bancomat e una banconota, oppure se devo portare la bambina semplicemente all'asilo e so di tornare direttamente a casa, infilo appunto 5 euro qua dentro. Mi metto il cellulare in tasca e chi si è visto si è visto, mi trovo benissimo così. Poi viene su il mio storico storico portafoglio che credo che abbiate visto praticamente in quasi tutti i miei What's in My Bag. Anche questo è un portafoglio che ho da tantissimi anni. È un modello continuativo di Prada, così in pelle saffiano, e io lo adoro perché è bello grande, molto spazioso. Quello che mi piace tantissimo è che ha questa tasca per la moneta qui all'esterno, quindi non va a creare spessore nella chiusura del portafoglio, in modo che il portafoglio resta sempre appunto chiuso e la moneta riesco a raggiungerla senza doverlo aprire tutto. E poi è fatto così a libro. Vedete che ha uno spazio notevole. Qui io tengo tutte le tessere più rilevanti, quelle che uso più spesso, quindi essenzialmente a parte bancomat, carta di credito e quant'altro. Tessere, profumerie e librerie, e poi qui vedete ci sono ancora un sacco di spazi per soldi, documenti di vario genere, tessere sconto e così via. Poi, che cosa viene su? Viene su un portaocchiali. Questo portaocchiali è un portaocchiali di Tiger,
in questo tessuto tipo juta con le fragoline. Tutte le cose che vedrete di Tiger in borsa ve le ho già mostrate nel video haul appunto dedicato a Tiger, che magari vi linko qui sotto se non l'avete visto. Questo è di quelli fatti così. E qua dentro tengo i miei occhiali da vista, che sono sempre loro. Sono questi, eccoli qua, sporchissimi. Io sono leggermente astigmatica, quindi comunque gli occhiali da vista li porto sempre con me. Poi, visto che stiamo parlando di occhiali, altri occhiali, questi sono gli occhiali da sole, anche questa è una custodia di Tiger. E questi sono sempre i miei soliti Ray-Ban, anche questi ce l'ho da tantissimi anni. E mi piacciono un sacco perché sono molto molto leggeri e mi piace tantissimo la montatura da color tabacco e così satinata. Mi piacciono veramente tanto anche perché secondo me anche questi sono adattabili a qualsiasi stagione, a qualsiasi outfit, la colorazione è piuttosto neutra. Poi, che cosa viene su? Cominciamo con qualche pochettina. Allora, innanzitutto questa piccola pochette, questa è della linea Love di H&M, anche questa della prima linea Love che uscì, quindi ha molti anni. E in questa pochettina tengo le cose che riguardano il cellulare, quindi gli auricolari che dovrebbero essere avvolti in questo porta auricolare, e poi porto una ricarica portatile del cellulare. Questa è di Cellular Line e contiene, diciamo, quando è carica, una ricarica intera del cellulare. Se esco per poche ore, porto solo questa, mi è più che sufficiente. Se devo stare fuori un giorno intero, questa probabilmente potrebbe non bastarmi. Ho anche una power bank da 5 ricariche con cui mi trovo veramente benissimo. Però diciamo che questo è il contenuto base della mia borsa. Questa bustina non la tolgo mai. Poi, cosa ho qui ancora all'interno? Le chiavi. E qui ci sono tutte le mie chiavi di casa della macchina con questo portachiavi a cui sono affezionatissima con l'orsetto, che in realtà è un charms da borsetta. Poi le chiavi del portone di casa e le chiavi della porta di casa in queste bellissime coperte, insomma, con questi coprichiavi sempre di Tiger presi sempre nello stesso video haul, e le chiavi della macchina. Poi una bustina piccolissima, questa è veramente deliziosa. Questa è una bustina in pelle fatta proprio a forma di busta, di questo bellissimo color carta da zucchero con scritto Love. Questa non è di H&M, ma uscì per Coccinelle, mi pare l'estate scorsa, in collaborazione con la Kiko. Questa bustina costava 15 euro e il ricavato, appunto, per questa associazione con la Kiko andava, non ricordo quale associazione, per i diritti dell'infanzia. Io questa la utilizzo per tenere all'interno i miei biglietti da visita, quindi questi che riguardano il canale. La trovo carinissima e comunque, insomma, ho fatto nel mio piccolo qualcosina per i bambini. Un altro portafoglino portatessere, linea Love, questa invece di H&M, di questa specie di tessuto specchiato, plasticato specchiato. Questa è un portatessere diviso in due spazi. Qui io tengo i biglietti da visita, non miei. Da una parte ci sono tutti quelli che riguardano la mia vita personale, quindi ristoranti, professionisti e così via, e dall'altro lato, visto che appunto è diviso in due, tengo tutti i biglietti da visita che possono essermi utili invece per quanto riguarda il canale. Poi, altro oggetto di Tiger, questo è un porta cerotti e dentro ci sono appunto i cerotti di Tiger. Adoro assolutamente questa scatolina così in alluminio, è stupenda. E come dicevo anche nel mio video haul, mi piace il fatto che non sia semplice da aprire. Se Daphne mette le mani nella mia borsa, non riesce ad aprirla.
Io qui ho aggiunto, oltre ai cerottini di Tiger in dotazione, che sono peraltro stupendi, la mia farmacia portatile. Quindi essenzialmente abbiamo antidolorifici, insomma mal di pancia, mal di testa, gastrite, un collirio monodose che da quando sono malata devo utilizzare. E insomma qui ho tutto quello che mi potrebbe servire come medicinale fuori casa, appunto. Poi, per restare sulla questione malattia, un pacchetto di fazzoletti di carta iniziato, questi della Tempo, e i miei due pacchettini di fazzoletti di Tiger, che non so se avrò mai il coraggio di utilizzare. Poi, portatessere di coccinelle, questo l'avete già visto, anche questo in tantissimo What's in My Bag, bellissimo, fatto così a soffietto. Una grossa capienza, qui appunto ci stanno molte tessere fedeltà dei negozi. So che esiste l'applicazione che mi pare si chiami StoCard da scaricare sul cellulare. So che esiste, ma non l'ho ancora fatto, prima o poi lo farò. Poi passiamo a questa. Questa è la mia agendina da borsetta. Questa è un'agenda di questa marca che si chiama Legami o Legami. La trovate facilmente in tante cartolerie, in Feltrinelle, la Mondadori e così via. Io questa l'avevo ordinata su Amazon un giorno che ero lì per ordini, però insomma non fate fatica a trovarla. È fatta così, vedete, a librettino, plastificata, l'elastico per la chiusura, quindi dopo la plastica c'è la copertina, io ho scelto questa fantasia a fiorellini. È un'agenda a tutti gli effetti perché ha il calendario, il soffietto, le note, la rubrica, tutto quello che serve, ma è appunto piccolina, facile da trasportare. Questa la posso portare sempre con me senza che mi occupi troppo spazio. Ho trovato tra l'altro, sempre in una cartoleria, questa pennina piccolina, appunto così azzurra, carta da zucchero con i pois, che mi tengo qui alla spirale dell'agenda e trovo veramente deliziosa. Così posso portare tutto con me e ho tutto compatto. Come vedete, non rinuncio in qualche modo alla decorazione anche dell'agendina piccola. Quindi qui ho messo i miei post-it che possono servirmi per gli appunti, appunto, anche di qua. L'adesivo con scritto agenda. Poi vediamo se vi posso far vedere qualcosa. Ecco qui ad esempio. Vedete, mi scrivo tutte le mie cose, ci attacco l'adesivo, il post-it, i colori vari che utilizzo a seconda dell'utilizzo, insomma. Qui in fondo c'è anche una bustina plastificata in cui posso contenere da scontrini ad appunti di vario genere. Approfitto di questo video per rispondere a una domanda che mi avete fatto in molte. Mi avevate chiesto un aggiornamento anzi, un video su come organizzo l'agenda. Chi mi segue si ricorderà che io acquistai in settembre un'agenda grande, una giornaliera, e che appunto vi annunciai che vi avrei fatto questo video inizio anno. Perché non ve l'ho fatto e perché non ve lo farò? Perché in realtà ho fallito, cioè io probabilmente sono troppo vecchia per questo tipo di cose. Io adoro vedere i video delle altre ragazze, vedere tutte le cosine carine di cancelleria, come organizzano l'agenda, come la decorano e quant'altro. Però mi sono resa conto che io non ho il tempo di farlo, non ho la pazienza di farlo, la fantasia mi dura un mese e poi mi passa, quindi alla fine quell'agenda grossa la sto tenendo a casa per segnarmi le mie cose, ma non c'è alcuna decorazione, la uso quasi come un quaderno. Di fatto l'unica agenda vera che mi è rimasta è questa e mi è più che sufficiente. Poi, passiamo alle pochettine, diciamo quelle un po' più beauty. La prima, diciamo così, beauty è questa pochettina di Acqua alle Rose di Roberts che mi hanno dato da Tricotà, se non erro, che è l'agenda dell'igiene bagno, diciamo così, essenziale avendo una bambina piccola. Quindi ho l'igienizzante mani, io ho questo della Kiko che mi piace tantissimo perché ha un buonissimo profumo. Poi ho le salviettine igieniche, e poi i copri asse,
Non lo so, non è una cosa molto fashion da mostrare, però insomma sono i copriasse per il water. E io sinceramente questi li porto sempre con me perché con la bambina sinceramente preferisco prevenirmi da qualsiasi tipo di infezione, batteri o quant'altro. Io normalmente, sinceramente, la tengo in braccio, cioè la tengo sopraelevata, però comincia a pesare più di 20 kg, comincia a essere difficile, quindi preferisco avere con me queste. Questo chi non ce l'ha. Poi, allora, prima di passare alle pochette trucco, vi faccio vedere che qui all'interno, come vi avevo detto, c'è la solita cernierina che hanno un po' tutte le borse. Io in questa cernierina tengo quello che voglio utilizzare, avere sotto mano, insomma, per un utilizzo veloce, senza dover andare a cercare troppo in giro. E allora che cosa ho? Ho le caramelle. Questi in questa bellissima scatolina di Tiger, le caramelle stesse sono di Tiger, perlomeno queste, vediamo di non far cadere tutto, queste bianche a forma di pesciolino alla menta. Poi ci ho aggiunto anche le mie liquirizie preferite, sono gli amarelli, le porto sempre con me, le adoro. E la scatolina è stupenda e bella chiusa, cioè non si rischia di spargere caramelle in giro. Poi ho, che voglio avere sempre sotto mano appunto, salviettine per pulirsi, lavarsi le mani in assenza di acqua. Queste sono le solite di H&M, ne ho un camion. E queste sono vanilla cotton. Poi ho queste altre salviettine che sono invece marcate la gardenia. Queste sono salviette struccanti in questo formato pocket che io ho sempre con me per togliere gli swatch quando faccio i miei giri in profumeria e le faccio andare come non ci fosse un domani. Questi fantastici pulisci occhiali, queste sono salviettine inumidite appunto, umidificate per pulire gli occhiali. Queste sono marchiate Simply, monouso, monodose, comodissime. Poi ho il burro cacao del momento, anche questo mi pare di averlo già mostrato. Questo è un EOS, l'ho acquistato su Amazon. Ma si trova anche all'Esselunga adesso, almeno quelli in versione normale, non questi in versione rigata. Questo, se non erro, è al gusto vaniglia e menta. Mi piace molto, idrata a sufficienza, diciamo, durante la giornata, è carino, insomma, li conoscete. Poi ho, non può non esserci il profumo nella mia borsa. Quindi ho questo portaprofumo da borsetta, questo è marchiato Reload. Anche qui vi ho già mostrato questo oggetto in un video. Questo mi era stato mandato dall'azienda. È un profumo che permette di un portaprofumo che permette di travasare il profumo che avete in uso all'interno di questo oggetto per potervelo portare sempre con voi. Li trovate questa azienda, la trovate sia sul sito Reload, ma la tiene in esclusiva anche la profumeria Douglas. Poi ho un altro profumino, questo è un profumino dell'Herbolario, comodissimo, questo sacchettino, e questo è uno degli ultimi che ho acquistato ed è gelsomino, mi piace tantissimo, è veramente veramente buono. E con i profumi credo abbiamo finito. E poi ho il portarossetto, praticamente questo è un portarossetto e lo trovo delizioso. Questo ha riprodotto gli appunti di Leonardo da Vinci. L'ho comprato in un negozio di souvenir a Vinci, appunto, quando sono andata quest'estate con Giulia e Federica. A parte che di per sé l'oggetto è carinissimo, ma è un ricordo stupendo di 3 giorni veramente belli. Ed è fatto così, come tutti i portarossetti, qui è lo specchietto per l'applicazione e qui all'interno tengo il rossetto che ho in utilizzo quel giorno. E nello specifico questo è Syrup di MAC, questo è un luster e questo rossetto mi piace tantissimo, mi piace l'effetto che fa sulle labbra. Sto apprezzando sempre di più questi finish, crimicini, luster, comunque i rossetti così facili da riapplicare, da mettere nella quotidianità. Mi piacciono un sacco, lasciano le labbra belle morbide, come amplificate, quindi insomma lo sto utilizzando veramente tanto. Arriviamo al trucco. Dunque,
Io mi sono organizzata in questo modo. Io ho questa pochettina piccola di H&M, se non erro, anche questa di mesi fa almeno, e questa la porto sempre con me. Qui c'è quello che viene con me sempre, anche se esco per un'ora o due. Allora, che cosa ho qui all'interno? Porto semplicemente le salviettine Sorbisebo, queste sono quelle di Kiko che mi piacciono tantissimo. Poi ho un elastico per capelli, poi ho la mia crema mani che ho in uso adesso, anche questa è di EOS, anche questa ve l'ho fatta vedere nello stesso video in cui vi ho mostrato il burro cacao. Poi ho una limetta per le unghie, questa è una limetta di Essence con la sua custodia che era uscita per un'edizione limitata un paio d'anni fa con tutti i cupcake, molto carina. Poi ho uno specchietto. Questo devo averlo acquistato dai cinesi qualche mese fa, credo. È fatto così a forma di rosellina dorato ed è semplicemente uno specchietto doppio. E poi ho dunque prodotti labbra. Allora, la matita che indosso in questo momento, che è di Essence della 06 Satin Move, che sta benissimo con il rossetto, con il sirup di Mac che vi ho mostrato prima, della combo che indosso. Poi i miei due prodotti labbra da asporto preferiti. Questo me ne avete sentito parlare un'infinità di volte, il Tinted Oil di Yves Saint Laurent, questa è nella colorazione 6, che è questo tinta barra balsamo barra luce da labbra di Yves Saint Laurent a base di olio. Anche questo labbra lascia le labbra morbidissime, specchiate, turgide e lascia anche un bel colore sulle labbra quando il lucido se ne va. E questo che è una mini taglia di questo prodotto di Clarins che è l'Éclat Minute. Questo è in colorazione 01, un nude rosato molto molto carino. Ne ho un'infinità di queste mini taglie, tra kit, omaggi e così via, veramente sono pienissima. Poi cosa ho? Ho questo prodotto che è il Makeup Forever Mist and Fix, che è quel liquido per fissare il trucco, per rinfrescarlo. Io questo sample lo porto con me e ogni tanto, anche senza riapplicare nulla, mi do una rinfrescata con questo prodotto che è anche idratante perché contiene degli attivi idratanti e aiuta a rivitalizzare e fissare il trucco. E poi una serie infinita di mollettine di Daphne che quando recupero dai grembiulini e così via mi metto in pochette. E questo è tutto quello che io normalmente quotidianamente porto con me. Ma se so di star fuori più a lungo, quindi se sto fuori a pranzo o comunque più di mezza giornata, io ho questa pochette, questa è stupenda, una pochette di Prada che mi ha regalato la mia amica Lalla, baci, per il mio compleanno. E qui c'è un po' più di trucco, diciamo così, per appunto esigenze diverse se sto fuori a lungo. Che cosa porto con me? L'Instant Anti-Age di Maybelline, questo in colorazione light che io utilizzo proprio come all-over, anche intorno al naso, se mi soffio il naso in questo periodo che sono raffreddata, appunto, sotto le occhiaie, se le occhiaie rispuntano. È un prodotto che ho riscoperto ultimamente e mi piace sempre tantissimo. Poi porto una cipria, io porto queste di Kiko, queste di ultima generazione, quella in versione matte, che mi opacizza e anche leggermente coprente, quindi ottima per i ritocchi. Poi porto questo blush barra bronzer 2 in 1 bronzing powder di Essence della linea Sun Club. Questo è il numero 20 Sunset. Onestamente non so se facesse parte di una collezione limitata, credo di no. Che appunto questo duo bronzer e blush, un po' polverosino, ma non è affatto male, sinceramente. Bello da prelevare tutto insieme, ma anche da prelevare distintamente. E mi porto per l'applicazione di questi prodotti. Allora, questo pennello di neve che faceva parte di un kit da viaggio, diciamo. Poi mi porto questo capuchino stupendo di Chanel, che era quello in dotazione con il fondotinta in polvere di Chanel, che ha mia mamma.
Questo lei non lo usa e a me viene comodissimo per applicare la cipria anche solo, non so, sulla zona occhiaie o vicino al naso. Lo trovo fantastico. Poi porto questo stupendo prodotto di Sisley. Questo si chiama, come si chiama? Non lo so. Boh. Eccolo qua, Fito Lip Twist, questo è in colorazione 01, questa sorta di chubby, color appunto nude, molto bello, molto duraturo e che lascia le labbra morbidissime. Poi uno dei miei lucidalabbra preferiti è questo di MAC, era di una collezione della Toledo, se non erro, a parte il packaging che è fenomenale. Ma è stupendo lui, è questo bellissimo rosa carne, è molto denso, molto pigmentato e sinceramente sembra quasi un rossetto, molto molto carino. Un altro mini lip gloss, questo di Clarins, questo è il Gloss Prodige numero 04, molto carino. Questo è un rosellino malva con all'interno delle pagliuzze dorate, anche questo invece è un profumo di fragola buonissimo, anche questo non appiccica e mi piace molto. All'interno di questa pochettina qui c'è anche una taschina e nella taschina cosa porto? Io ho con me una matita nera, questo è un sample di una matita di Make Up Forever, questa è l'Aqua Eyes 0L, quella nera waterproof, tra l'altro ottima, mi piace tantissimo. Poi questa matita labbra, la ballerina di Neve Cosmetics, che sta bene praticamente con tutto, anche con i rossetti colorati, quindi la porto con me. Poi questa matita di Kiko, non so neanche se la facciano più, è la 301 delle Eye Pencil, è una matitina marrone, giusto per i ritocchi. Poi ho questo mozzicone di matita burro, sempre di Kiko, questa faceva parte di una collezione, non mi ricordo assolutamente quale, ma ha anni. Io le porto con me queste piccole matitine, ma oggettivamente non le uso quasi mai. E poi ho coso un altro elastico per capelli, un profumino, ah sì, questo è il Poison Girl, l'ultimo uscito. E una pinzetta per le sopracciglia, non ho altro. Con questo ho terminato. È molto molto comoda questa bustina perché appunto ci posso tenere le cose piccoline che così non rischiano, ovviamente ti è caduto qualcosa, non rischiano di andare in giro e le trovo subito. A questo punto la mia borsa è vuota. Come vedete, tante cose che avevo con me in altri video, dal dischetti leva smalto, spazzola, spazzolina da denti, così via, non le ho con me perché ho deciso di portarmeli solo nel caso di deodoranti, eccetera, eccetera, nel caso in cui io stia fuori a lungo, in caso sia sicura che mi servano. Non ho voglia di caricarmi più di tanto. Ripeto, l'ultima pochette che avete visto di trucco la porto con me solo ed esclusivamente se sto fuori a lungo, altrimenti la prima, quella nera, mi è più che sufficiente e spesso e volentieri non ci metto neanche mano. Con questo è davvero terminato, spero che il video vi abbia divertiti, vi abbia tenuto compagnia, spero che mi abbiate rivisto con piacere, io sono stata contentissima di riregistrare. Intanto vi mando un bacione e alla prossima se vi va. Ciao!